La morsa del controllo è destinata a stringersi tanto sul dissenso politico che sull'informazione. Una morsa che si fonda sulla violenza ormai, l'unica protagonista della vita del paese, come ancora conferma Pietro Nenni. Vivevamo per esempio al giornale in uno stato di quasi completo isolamento, noi stessi supplicando i nostri compagni di non venire al giornale perché i loro nomi venivano registrati dalla polizia e regolarmente trasmessi alle organizzazioni fasciste che provvedevano poi a sequestrare, ingiuriare e bastonare i quanti tenevano un contatto diretto con noi. Con l'avvento della dittatura, tra il 1925 e il 1926, le cosiddette leggi fascistissime segneranno la fine di ogni opposizione, con la chiusura dei partiti politici e di tutti gli organi di stampa antifascisti. Le rotative non sostano e il contatore ha già raggiunto la cifra di 400.000 copie, una parte delle quali viene recapitata agli abbonati della città, al loro risveglio, da una schiera di 300 ragazzi. Mussolini sa che per far crescere il consenso non basta spegnere la voce delle opposizioni. Bisogna soprattutto far nascere nuove testate rigorosamente di regime. Il giornale si utilizza come una clava. Deve colpire dentro la testa fino a condizionare la formazione dell'opinione pubblica. Spiega Mussolini. Seguendo le onde, entriamo nella sede del giornale. Del giornalismo, Mussolini ha esperienza di prima mano. Dal 1914 è proprietario di un suo giornale e fino al 1922 ne è anche direttore. Si tratta de Il Popolo d'Italia. I giornali piegati, legati, avvolti in migliaia di plichi, vengono avviati alle loro lontane destinazioni. Ma non basta. Ora il Duce afferma. I gerarchi seguano il mio esempio. Investano su una stampa di regime che, pur faziosa, risulti autorevole, credibile e convincente. Ed ecco alcuni fedelissimi assumere veloci il ruolo di editore. Italo Balbo fonda a Ferrara Corriere Padano. Roberto Farinacci a Cremona Il Regime Fascista. Dino Grandi acquista Il Resto del Carlino di Bologna. Costanzo Ciano, padre di Galeazzo, Il Telegrafo di Livorno. Non si può agire sempre a colpi di martello. A volte è necessario il cesello. Un conto è eliminare giornali di partito come L'Unità, L'Avanti, La Voce Repubblicana. Altra cosa è controllare testate storiche nazionali, come per esempio Il Corriere della Sera di Milano o La Stampa di Torino. Autorevoli espressioni di quegli stessi gruppi economici che avevano finanziato la marcia su Roma. Con opportuni ricatti, Mussolini riesce comunque a imporre che i direttori siano di suo gradimento. Giornalisti di tutta Italia partecipano alla seconda competizione sciatoria. Ma non basta eliminare le testate delle opposizioni e imporre direttori compiacenti. Per disciplinare la stampa è necessario creare un ordine nazionale dei giornalisti e un sindacato giornalisti professionisti totalmente asserviti al disegno fascista. Il campionato è stato vinto dal professionista Sabelli Fioretti della Gazzetta dello Sport, assicurando così al sindacato interprovinciale di Roma la coppa messa in palio dal Duce. Anche le attività ricreative possono servire allo scopo. Il Regio Decreto numero 384 del 1928 intima: non possono in alcun caso essere iscritti all'albo dei giornalisti.
e qualora vi si trovino iscritti, devono essere cancellati coloro che vi abbiano svolto attività in contraddizione con gli interessi della nazione. E su quali siano gli interessi della nazione decide, ovviamente, Mussolini. Le notizie affluiscono alla sede del giornale oltre che per telefono. Mussolini impone che le notizie pubblicate escano ben modellate da uno stampo garantito. L'agenzia Stefani. Fondata nel 1853, l'agenzia di stampa è diretta ora da uno dei pochi collaboratori veramente intimi di Mussolini, l'ex amministratore del Popolo d'Italia, Manlio Morgagni. I suoi dispacci sono così aderenti al regime da rappresentare una vera e propria, come dice il Duce, arma segreta. Si fa esplicito obbligo ai direttori dei giornali di utilizzare i servizi elaborati dalla Stefani con la tassativa indicazione di non mutarne lo spirito e i contenuti. Nel 1929 l'agenzia ha 30 succursali provinciali, 255 corrispondenti in Italia e 40 fra Europa e America. Sarà delicato compito degli uffici di redazione di porre le notizie in rilievo nel loro giusto valore. Le indicazioni dell'agenzia Stefani si fanno sempre più dettagliate. Mussolini vigila anche sulla cronaca. È indispensabile che smobiliti la cronaca nera, con particolare riferimento a suicidi, tragedie passionali, violenze ed atti di libidine commessi su minorenni ed altri fatti che possano esercitare una pericolosa suggestione sugli spiriti deboli o indeboliti. Mussolini riceve il capo del suo ufficio stampa tutte le mattine per dargli precise disposizioni da inviare all'agenzia Stefani, ai direttori, ai caporedattori dei giornali. Gli ordini vengono scritti in multicopia con carta carbone su carta velina per poi essere inviati alle redazioni tramite un motociclista. Questi fogli sottilissimi, in gergo detti veline, saranno migliaia nell'arco del ventennio. Il libro nero del consenso al regime.